Dai, per favore, Nico. Non mi va, stavo lavorando, dai. Stefano, taci, va bene? Dopo lo scherzetto che mi hai fatto con Ruggero, come minimo me lo devi. Cammina. Piano. Piano. Una situazione A è migliore di una situazione B se tutti i soggetti dello stato A stanno almeno non peggio che nello stato B. E almeno un... Dai, ti aspetto giù. Scusate un attimo. Che succede? Stavo finendo la lezione. È importante, Vittorio. Che ne prende? Ah, guarda, io non so niente, ma fossi in te chiuderei la porta. Scusate. Qualunque cosa sia, ne parliamo dopo. No, no. Vittorio, è finita. Cos'è, una battuta? Non ti muovere, ho bisogno di te. Mi stavo solamente appoggiando. Io non riesco a capire. Mi hai tradito. Ma io ti ho perdonato. E non è questo il modo di trattarmi. Se non lo faccio così, io non riesco a farlo. Punto. La nostra non è una vera storia d'amore. Tu lo sai che in un anno non mi ha mai detto ti amo, mai? Ma è ridicolo. Ho lasciato mia moglie per te. No? Tu hai lasciato tua moglie perché non la sopportavi più, ecco perché. Senti, perché non ne parliamo a casa? Io non capisco perché mi devi costringere a questa cosa adesso davanti a tuo fratello e poi qui. Lo sai che non posso. Non ti amo più, Vittorio. Ecco, l'ho detto. Sono venuta qui per dirtelo per esteso. Forse non ti ho mai amato. È finita. Allora perché per esteso non dici le cose come stanno veramente, eh? Tuo fratello forse non lo sa, ma tu hai trovato qualcuno con cui ti diverti meglio che con me. Senti, tanto per chiarire le cose, guarda che il fratello l'ha sempre saputo che eri un bluff. Quindi adesso fai una cosa, ritorna dentro a fare lezione, che è meglio. Andiamo, Nico. Nicoletta! Pensi davvero di poter finire così? Pensi davvero di poter rinunciare così a me? Non ci pensare nemmeno, hai già fatto quello che dovevi fare. Ti giuro che il prossimo Natale rifaccio la scena interpretando tutte e due le parti, guarda. E comunque, non ci credo che è solo per divertimento che mi ci ha portato. Avevo bisogno di te qui. Non volevo rischiare di non farcela. Lo sai quante volte ho pensato di farlo senza avere il coraggio? E invece questa volta ha funzionato perché c'eri te. Ben lieto di essere servito finalmente a qualcosa, allora. È una nuova sensazione, eh? Fa bene alla mia autostima. Dai, dimmi la verità. Tutto questo casino è successo per il principe dei Vater? Oh. Dai, per Ruggero, è vero o no? E non ne sai niente te, eh? Parte per l'America! Sei un buffone. Vabbè, ma si sa che sono un po' buffone. Ma cos'è successo? Cosa c'è? 7 chiamate senza risposta dall'azienda. Non è un buon segno, te che dici?